Questo sono io che cerco di vedere la Gioconda senza essere cacciato dalle guardie. Ma vi siete mai chiesti cosa c'è oltre alla Gioconda al Louvre, o meglio, a Parigi? Oggi viaggeremo insieme nel tempo attraverso la storia più grandiosa di Francia, l'età moderna. Sapete dove sono? All'interno del Louvre. Oggi vedremo la patria della modernità, vedremo anche il quadro più famoso di Francia, ma anche di Francia nel mondo, realizzato da un italiano, e quindi andiamo. Il Louvre è uno dei musei più grandi al mondo e ha tantissima arte all'interno. Io da appassionato di archeologia non potevo non fermarmi qui, nella sezione archeologica della Grecia. Parliamo un po' di archeologia oggi e iniziamo subito dal piano dei Greci. Cioè qua abbiamo roba veramente antica, davvero antica del mondo greco. Io solo nei libri di storia l'avevo vista sta roba. No. Ragazzi, io non so spiegarvi la mia emozione in questo momento, ma veramente questa stanza è veramente piena di antichità, ma veramente piena. C'è roba importantissima. Una delle prime rappresentazioni umane della storia, della scultura. Io non me l'aspettavo davvero. Guardate quanta gente per quella statua. Questa è la sala delle sculture romane. Dopo il Medioevo, Parigi inizia ad essere sempre più importante. Tant'è che lo stesso Leonardo da Vinci venne qui alla fine della sua carriera. Ed è per questo che oggi il quadro più famoso del mondo si trova al Louvre, la Gioconda. Allora, signore, sto per vedere la Gioconda. Non vedo l'ora. È stato difficile, ma sono riuscito a vederla e a fare anche qualche foto. E non c'è solo questo. Di Leonardo da Vinci ci sono tantissime opere, per poi finire con i grandi classici dell'arte francese. Una parte del Louvre è adibita alle stanze del palazzo di Napoleone III, ma lascio scoprire a voi questa parte, perché dopo andremo in un posto molto più sfarzoso. Sono a Versailles, finalmente, piccolo sogno che si realizza. Qua è veramente, veramente da sogno, cioè, meravigliosa. All'interno della Reggia, adesso entriamo nell'esposizione di Luigi XV. Qua ricordiamo che Luigi XIV, XV e XVI furono i re regnanti a Versailles. Fu un re, Luigi XIV, a spostare tutta l'aristocrazia da Parigi a Versailles nel 1600. Era chiamato il Re Sole, un uomo che amava l'arte e che decise di realizzare questo imponente palazzo. E dentro non manca di sfarzo. Ogni cosa dà l'idea di ricchezza. In pieno stile rococò è davvero un'emozione essere qui e rivivere questo pezzo di storia. Praticamente c'era scritto che Luigi XV, dopo la morte di Luigi XIV, divenne re fu re per 50 anni. E in questi 50 anni la Francia vide un'arte incredibile surclassare tutta l'Europa. Allora, abbiamo fatto il giro nell'esposizione di Luigi XV. Continuiamo il viaggio dentro la Reggia di Versailles. Intanto ho visto un po' di stanze molto molto belle. Diciamo che a lusso in questi appartamenti del re Luigi XIV non mancava sicuramente. Cioè. Allora ragazzi, siamo nella famosa stanza degli specchi. Si può vedere, molto molto affascinante. Questa è la volta di Luigi XIV in persona. Veramente veramente emozionante essere qui. Beh, che dite ragazzi, assurdo, veramente assurdo, molto molto bello, sfarzo ovunque. Una
una piccola curiosità. Versailles è stata nel 1783 il luogo dove si firmò la pace di Parigi, dove l'Inghilterra riconobbe l'indipendenza degli Stati Uniti. Dopo Luigi XV la reggia non fu più utilizzata a causa della Rivoluzione francese e venne adibita a museo da Luigi Filippo all'inizio del 1800. Benvenuti ragazzi agli Champs-Élysées. Laggiù c'è Piazza della Concordia, mentre laggiù c'è l'Arco di Trionfo. Presente, no? Quello famoso. È una corsa contro il tempo la mia per arrivare e farmi una foto, in realtà, prima che cala il buio. Oggi credo ci sia uno sciopero di qualcosa, oppure le scuole sono chiuse, non ho capito. Le metro non vanno. Era chiuso anche il museo dell'Orangerie che dovevo fare, e quindi niente, andiamo all'Arco di Trionfo, vediamo se riusciamo a vederlo da vicino. Ecco, l'Arco di Trionfo è tipo una rotonda, però è molto molto famoso. Ok signori, sono finalmente arrivato all'Arco di Trionfo. Che fatica, ho camminato un botto, ma niente, adesso andiamo a vederlo più da vicino. Che fatica arrivarci senza mezzi, ma ok, ci siamo. Voluto da Napoleone Bonaparte, sì, proprio lui, quello famoso sul cavallo, per celebrare la vittoria nella battaglia di Austerlitz. Napoleone fu un grande condottiero francese e dopo questa battaglia disse ai soldati: si tornerà alle vostre case solo sotto archi di trionfo. Sono sotto. Imponente, devo dire, imponente, è molto anche caratteristico. Ok ragazzi, allora sono entrato ora al museo d'Orsay, come si può vedere, e niente, andiamo a visitarlo. Ci sono tante opere di fine età moderna, come queste. Ed eccoci arrivati alla fine di questo viaggio, in un ultimo museo molto importante per la fine del nostro viaggio nell'età moderna di Parigi. Dentro ho trovato opere incredibili dell'impressionismo e del post-impressionismo. Artisti come Monet, Cézanne, Manet, Renoir e tanti altri nomi che sicuramente avrete sentito. Ci troviamo nella seconda metà del 1800 e se amate l'arte, questo posto è davvero unico nel suo genere. È stato un viaggio nel tempo incredibile. Abbiamo attraversato il Rinascimento italiano in Francia, il periodo di Luigi XIV a Versailles, la Rivoluzione francese, Napoleone e per finire i pittori impressionisti di fine Ottocento. Finiamo il nostro cammino nel tempo con lei, la Torre Eiffel, realizzato per l'Esposizione Universale dal signor Gustave Eiffel, che dal 1898 svetta su tutta la città. E niente, finiamo qui il nostro tour davanti alla Torre Eiffel, simbolo di Parigi nel mondo, dove tutto è iniziato. È stata una bella avventura, abbiamo visto la storia di Parigi in 2000 anni, con il picco dell'età romana, medievale, età moderna. E niente, finiamo qui col 1800, la fine del 1800, con la Torre Eiffel, tutto così magico, tutto così incredibile. E noi ci rivediamo alla prossima avventura. Ciao! Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Il répète alors.
saluer la Providence. On se fait son signe.